Se il cassiere non batte gli scontrini, anche se non obbligato dalla legge, è licenziato anche se il danno patrimoniale sia di lieve entità. La normativa di riferimento, ossia il DPR 21 dicembre 1996 numero 696, esclude l'obbligo per le gestioni dei tabacchi e gli altri beni commercializzati solo dai monopoli di Stato di emettere scontrini fiscali. La mancata emissione degli stessi, però, da parte del prestatore di lavoro che sia addetto alla cassa, oltre a costituire un comportamento di un pericolo prodromico a eventuali possibili appropriazioni indebite, può comportare e giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare, ovvero il licenziamento. Questo perché il comportamento del lavoratore risulta tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso in cui venga accertato e non contestato che oltre alla citata omissione degli scontrini fiscali vi siano anche degli ammanchi di cassa.